Buongiorno a tutti, siamo qui con la ricetta per la guida. Oggi, grazie alla cucina di Pippi, cuciniamo all'aperto. Oggi faremo la frittata un po' diversa, useremo soltanto il bianco dell'uovo. È anche un po' un modo di recuperare quello che noi abbiamo in frigo. Abbiamo del basilico, del prezzemolo e abbiamo degli asparagi con dei culetti di asparago. Ecco, noi abbiamo questa base qui, però voi potete usare tutti, e fondamentalmente le uova. E andiamo a fare il nostro trito. Noi non siamo capaci di usare la mezzaluna come cuochi e andiamo a usare il coltello in questa maniera qui. La diversità fra tritare a mano e tritare con un mixer, con un cutter, è il fattore che gli oli essenziali contenuti nelle verdure nel mixer vanno persi. Mettiamo tutto dentro, mettiamo anche dei culetti di asparagi che abbiamo avanzato mentre facciamo un'altra ricetta, quindi anche per usare quello che rimane in frigo. Chissà quante volte abbiamo fatto dei dolci e ci è avanzato il bianco d'uovo. Ecco il metodo per usare questo bianco d'uovo e non buttarlo via. Se vogliamo possiamo anche surgelarlo e poi, quando dobbiamo fare una frittata o usarlo per qualcos'altro, si fa decongelare e si usa. Un po' di sale, mettiamo un po' di olio in padella, facciamo scaldare bene, andiamo a versare. Allora, adesso la facciamo cuocere per 4-5 minuti per lato, la facciamo girare, girarla al volo come fanno i cuochi. Fate solo attenzione che sopra l'uovo sia abbastanza cotto, perché sennò ci tiriamo addosso tutto quanto. E voilà, la frittata è qua, guardate che bella, che profumo che abbiamo. Con delle semplici cose abbiamo creato un bellissimo piatto. Andiamo a finire un filo d'olio, un po' d'aceto, la frittatina di erbette è fatta. Buon appetito con i piatti della guida.